Ora sono qui alla mattina presto, così non c'è in giro poca gente, a Lugano, la città più bella al mondo. Per me è la città più bella al mondo, ok? Allora, qui ho lasciato la via della moda e sto arrivando dove c'è il lac. Allora, uno mi dice, Lambe, ma perché per te? Io di città ne ho viste nel mondo, ho girato, ho fatto 800 sinfonie. Perché tu dici che Lugano è il top assoluto al mondo? È il top assoluto perché, ragazzi, amo il lago, amo le montagne, amo il cielo blu, ok? Perché qui poi finisce la Padana pianura e quindi qui non arriva su comunque tutta quella foschia. Qui non esiste la nebbia sul lago, ok? Amo il posto e amo soprattutto la pulizia. A me piace stare nei posti dove ci sono i tombini a livello, le strade perfette, qui c'è una strada che è un'opera d'arte, ok? Questa bisognerebbe farla, questa strada qui, questi tombini qui, bisognerebbe fare il patrimonio dell'UNESCO. Fermata del bus perfetta, guarda qua di dietro, guarda che tombino a livello millesimale, due Porsche che passano, ci sono i soldi, ragazzi. Dove si sta bene è chiaro che la gente arriva a abitare quelli coi soldi e funziona così, cioè, ciao amico mio, grande, vedi? Audi, vedi? Audi cos'è quella lì, quella sportiva? Guarda qui i mezzi, guarda che mezzi qua che passano, guarda che mezzi. A livello, qua è tutto a livello, ragazzi, qua passa una Bentley, qui. Ciao amico mio! Questo qui è un altro che conosco, con la Bentley. Faccio il sottopasso e vado dove c'è la piazza del comune in centro a Lugano. Stazione ve l'ho già fatta vedere. Questo è un sottopassaggio. Ho pulito, guardate qui, quest'acqua qui è perché lo lavano, praticamente lo lavano. Oh, ci sono i quadri. Splende, odora di lavanda, sottopassaggio pedonale, splende, muri bianchi, pulito, lindo, non c'è per terra un pezzo di carta. Allora, siccome è presto, adesso non c'è nessuno, preferisco presto perché sennò, perché l'Ambrenetto a Lugano è come Maradona a Napoli, mi fermano poi tutti. Comunque cercano personale qua in polizia, vedi, diventa gente della città. Puoi andare su in cima là che c'è una vista eccezionale. Oppure puoi andare insieme anche su là, al Monte Bre, lì ci puoi andare su con la funicolare o anche in macchina e c'è una vista che è strepitosa. Per essere inverno sembra quasi una giornata di primavera. Allora, qui siamo davanti alla piazza del comune, qui c'è il municipio. Ok, io mi ricordo una volta che uno mi ha scritto, no ma Lambre, questa non è la piazza del comune, si chiama piazza della riforma, qui dove c'è davanti il comune, che okay, questo è il comune di Lugano. No, amico mio, questa non è Piazza della Riforma, questa è la Piazza del Comune, perché se lo dico io, è Piazza del Comune, King di Lugano, io sono King di Lugano, anzi, amministrazione, cambiare il nome da Piazza della Riforma, domani diventa Piazza del Comune, ok? Bello, pulito, preciso, muri lindi, qui, non è perché adesso, manca il pomeriggio, non c'è per terra un mozzicone, adesso perché siamo a mattina presto, qui passano via addirittura con un aspiratore che aspirano su anche i pochi mozziconi che trovi in giro. Sono in una strada secondaria e a parte rarissime situazioni non c'è una scritta sui muri, guarda qua, tutto pulito, preciso, tutto pulito, da noi tutto, tutte le città da noi sono tutte così pulite, precise, senza scarabocchi come qui a Lugano? Non mi pare, perché mi piace Lugano? Per questo, perché è tutto bello, pulito, preciso. I muri, mi piacciono i muri puliti, sì, mi piacciono i muri puliti, ok? Qui come tutto bello pulito, preciso. Anche qui ci sono delle zone dove ci sono un po' di scritte. Sì, ci sono anche qui, qualcosa c'è anche qui, per l'amore di Dio, ma stiamo parlando di cose veramente limitate. Ora qui di Lugano che c'è quell'acqua qui che è strepitosa, buonissima, gratuita. Mi sono dimenticato che devo fare la giusta conclusione. Adesso sono qui a Lugano Paradiso. Cioè, qua è perfetto, ragazzi. Allora, devo fare la giusta conclusione, perché poi arriverà il Piteco che dirà no, ma l'Ambrenedetto, anche da noi in Italia ci sono le belle città. Tu hai detto che Lugano,
ho detto che Lugano per me è la città più bella del mondo, per me. Ma anche in Italia abbiamo le belle città. Ma io per caso ho mai detto che in Italia le città sono brutte? Ho per caso mai detto che in Italia non ci sono belle città? Io ho sempre detto che l'Italia ha bellissime città, bellissimi posti. Amo Roma, Siena, Napoli, Mantova, ci sono pieno di bellissime città in Italia. Ok? L'unica cosa che mi piacerebbe è che magari le città nostre siano comunque così tenute, pulite e precise come qua. Perché adesso arriva il pitico, ma io non ho mai detto che in Italia non ci sono belle città. Ok? Ho detto che per me Lugano, se uno mi chiede qual è la città più bella al mondo per te, per me la città più bella al mondo per vivere è Lugano, per me, ok? Qualcuno mi dirà, allora, a Lugano ci sono i soldi, sì, certo ci sono i soldi, è pieno di milionari, molti si trasferiscono qui perché? Perché magari hanno subito rapine, perché si sono stufati di avere rapine in casa, c'è gente che si è trasferita qui perché qui sei sicuro, sei tranquillo, c'è la massima sicurezza, ok? E c'è il massimo rapporto della qualità della vita. Qualcuno mi viene a dire, ma Lugano è triste. No. Vi posso... ma Lugano... No, vi posso garantire che a Lugano c'è tutto. Lugano c'è tutto. Tutto. Lugano è cara. Non è assolutamente vero, dipende. Se vado al bar Osteria La Quercia, in settimana, a Mendrisio, che è qui da parte, piatto del giorno e bibita analcolica, 13 franchi, via Franchini 5 a Mendrisio. Se vado lì in fondo a Paradiso c'è uno che fa le pizze, tutte le pizze 10 franchi. Dipende. Qui è caro, in alcune situazioni è caro, in alcune situazioni non è caro, ma qui lo stipendio è almeno il triplo, se non il quadruplo, rispetto all'Italia. Ok? C'è Lugano Paradiso, ok, nel centro abitato, dove c'è tutto il limite 30 all'ora da una vita. C'è 30 all'ora qui, qui sono le scuole, vedi? Faccio la conclusione qua perché mi sono dimenticato una cosa, perché poi arriverà ancora il pitevo che mi dirà, però Lambre, ma Lugano non è che è tutto perfetto, anche a Lugano c'è per terra qualche un po' di sporco, qualche scritto, è vero, a Lugano non sono tutte le strade, è vero, anche qui a Lugano non sono tutte le strade perfette, non sono tutti i tombini super a livello, anche qui magari un po' la zona esterna, magari in giro, sì c'è una zona dove ci sono un po' di scritte, c'è qualcosina magari per terra, qualcosina, ma stiamo parlando di inezie, stiamo parlando del nulla, ok? Perché vi posso garantire che Lugano è il top, ok? Il top. Poi qua sono Lugano Paradiso, qui centro, tutto il centro abitato è 30 km all'ora, la gente deve andare piano qui perché c'è pieno, poi sotto la 50 e vi posso garantire che qui a Lugano è il top assoluto, Paradiso Lugano è il top assoluto al mondo, ok?